Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amatissimo Magiston. Benvenuti nel mio 12° video. Oggi per voi non farò un gameplay, bensì, attenzione, bensì, stiamo attenti alle parole che utilizziamo, stiamo attenti. Farò un unboxing, la mia seconda unboxing. Sono eccitatissimo. Questa unboxing avverrà grazie a questo pacco. Copriamo l'indirizzo. Contiene un microfono Samsung Meteor. Non lo conosce proprio nessuno. Perciò andiamo ad aprire il pacco con voi. Vai! Innanzitutto andiamo a coprire l'indirizzo con la mano e poi andiamo a cancellarlo così. Poi armiamoci di taglierino della prima guerra mondiale e andiamo ad incidere la carta. Ora mi taglio una mano. Perfetto. Poi andiamo ad aprire il pacco come se fosse il corpo di una bella giovane ragazza. Porca troia. Apriamo. Prendiamo la nostra bella scatolina piccina piccina e andiamo a vederla. Vi faccio vedere un attimo le cazzate, perché tanto sono cazzate. Apriamo. Poi andiamo a rigirarla e... cosa sono? 2 centesimi! Sono ricco! Andiamo ad aprire la confezione. Tesoro. Wow, è la madonna com'è bello. Cacchio, anche pesante. Allora, questo è il microfono. Non ha bisogno di supporto in quanto fa anche da 3 piedi. Vedete, così. Ovviamente ha il bottone per l'accensione e lo spegnimento, più il tasto per regolare il volume. Dalla parte opposta invece abbiamo il jack per le cuffie e poi la micro USB per collegare il cavo che abbiamo in dotazione. Ed è... vaffanculo. Ed è questo micro USB. Mettiamo a fuoco. E l'USB da collegare al computer. Poi abbiamo un soffice delicato astuccio in cui inserire il nostro microfono. Così, vedete? Così. E per portarvelo praticamente al giro. Andate in giro per le città, prendete il microfono e poi fate... E poi abbiamo il supporto per il CD, mi pare. No, non esiste CD. Non abbiamo più niente, la confezione non contiene altro. Praticamente contiene la carta di registrazione. Contiene questo coso che è praticamente carta che serve per contenere altra carta. Vedete, così. L'eppela e te sei messa a posto. E poi abbiamo un bel libricino di istruzione con il Samsung, tutte cazzate, l'installazione e cose così. Detto questo, andrei a provare la qualità audio del microfono. Eccoci qui ragazzi, con l'audio di merda del mio notebook. Sì, perché ho un notebook. Sentito che schifo? Ok. Adesso vi farò sentire la qualità del suono del mio pisellone Samsung Meteor Mic. Per essere pignoli. Ready, aim, fire. Premessa, barba più lunga, capelli più lunghi, camicia. Non ho viaggiato nel tempo, ma dato che io sono un gran coglione, mi sono accorto che quando stavo registrando la parte in cui doveva esserci il microfono nuovo, questo non era attivo. Pertanto ho registrato una parte del video sempre col microfono di merda. Vaffanculo, me ne sto accorgendo ora. Comunque, tornando a noi, come potete sentire, questo è l'audio del microfono pisellone. Pisellone Samsung Meteor Mic. Si può sentire che è molto più caldo, più pulito. Si sente proprio la voce, quella profonda, così.
Quello che non ho detto prima è che, anzi, diciamo che l'ho detto, è la presenza qui di due uscite, che sono una quella del cavo USB, micro USB, e questa invece che è quella dell'uscita del jack delle cuffie. E cosa molto importante e molto utile è la possibilità di risentire la vostra voce, cioè la vostra voce nelle vostre cuffie mentre registrate. Cioè, questa è una cosa avanzatissima. E mi raccomando, registrate sempre dalla parte davanti dove c'è il volume, perché da di dietro si sentirà una grande schifezza. Faccio sentire. Questo sono io, sono un bradipo. Che dire? Io il microfono l'ho comprato in offerta su Amazon a 54 euro e 45 centesimi, cioè con spedizione gratuita, vi rendete conto? Ce le regalano le cose, ce le regalano! Mi è arrivato dopo 3 giorni, considerando anche che c'era di mezzo il sabato e la domenica, perché io sono uno stupido che compra le cose a fine settimana, così poi quando le voglio mi tocca aspettare. Secondo me il rapporto qualità prezzo c'è. Adesso su Amazon dovrebbe essere aumentato a 64 euro, non vorrei sbagliarmi, ma ogni tanto se ci date un'occhiata potete trovarla anche a meno. È un microfono che consiglio caldamente a chi vuole iniziare a fare gameplay, perché non è un microfono professionale ovviamente, però già la qualità dell'audio migliora notevolmente. Diciamo che ero indeciso fra acquistare questo microfono e la Una 900B. Ho scelto questo per due motivi. Anzi, quello principale è che sono un poveraccio di merda e quindi ho preferito spendere di meno. Due, perché questo, come avete già visto, ha già una base, non ha bisogno di un'altra base, anche se uno ce la può collegare tramite questa uscita, questo foro qui dove mi c'entra il mio ditino. Ok, basta. Mentre quell'altro avrei dovuto. Mentre per quell'altro, per la Una, avrei dovuto comprare il microfono, il filtro antipop, la base. Cioè, sono povero, i soldi e me mancano anche a me. Quindi concludo qui questo unboxing. Spero che i video futuri risultino con una qualità audio maggiore. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ho traslocato in questa casa 5 anni fa. Negli ultimi 2 anni sono successe diverse cose insolite. È cominciato tutto nell'ottobre del 2004.